Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit Made in Germany. Noi con il video di oggi inizia una nuova avventura. Io sono emozionato e elettrizzato perché non ci capita spesso di affrontare dei temi così. A noi piacciono molto, anche se sono sempre molto delicati e allo stesso modo, per fortuna, difficili da trovare. Ora capirete perché ho detto per fortuna. Perché siamo di nuovo ad investigare sulle tracce di un vero e proprio serial killer. Assolutamente sì. Ma non suo nome era Henrik Pomerenk. Esatto, il mostro della foresta nera. Soprannominato, esatto, il mostro della foresta nera. Perché lui, durante i suoi anni di vita, ha terrorizzato letteralmente queste zone. E forse detiene addirittura il numero più... Cos'era già, Simo? Lui detiene un primato. Il record longevità in carcere, cioè pensate, ha ricevuto una pena di forse 16 ergastoli, una roba del genere, c'è cioè una roba pazzesca. Ragazzi, c'è entrato quando aveva tipo 22 anni e non è mai più uscito. Nel 1959. Henrik era un ragazzo molto particolare. Assolutamente, lui è nato in Germania. Suo padre è morto durante la guerra e la madre si è trasferita in Svizzera, infatti lui è cresciuto con i nonni e qui ha iniziato a crescere nella sua mente questa assurda mania di uccidere le donne, sì. Perché secondo lui erano l'origine del male. Questa sua fobia forse gli è nata guardando un film che forse erano i 10 comandamenti, sì, sì. Ma anche dal fatto che lui quando era giovane ha subito delle violenze. Quindi forse questo gli ha fatto nascere questa perversione. Ha compiuto diversi atti, reati già in giovane età, forse già a partire da 16 anni, proprio in Svizzera quando lui ha raggiunto la madre. Per questa ragione è stato ovviamente cacciato dalla Svizzera e si è rifugiato proprio dove ci troviamo adesso, cioè a Hornberg. Esatto. E qui lui ha vissuto. Sì, lui viveva qua. E qui ha iniziato a compiere i suoi primi veri omicidi. Esatto. Noi oggi siamo qua perché cercheremo di ripercorrere delle tappe dove lui ha commesso i suoi omicidi. Noi abbiamo scelto tre punti che erano vicini alla zona in cui noi stiamo vivendo in questi giorni. Sì, dove stiamo alloggiando. Esatto. E sono tre luoghi dove lui ha compiuto dei gesti veramente ignobili. Due sono veri e propri omicidi, mentre il terzo è stato un tentato omicidio con annesso sempre stupri e violenze varie. Infatti noi abbiamo deciso, ed è quello che vedrete in questa fantastica avventura Pit, di percorrere proprio queste tre tappe vicine a noi dove sono stati commessi questi omicidi. Noi, come vedrete da oggi e nei prossimi video, vi faremo vedere il luogo di giorno, in modo così che possiate anche voi rendervi conto di dove ci troviamo e di quello che ci circonda. E di notte, nello stesso posto, svolgeremo l'indagine nel punto esatto in cui è avvenuto il tutto. Ci sono tante informazioni, anche perché la storia è abbastanza recente, ma non abbiamo ancora dei punti precisi. Infatti adesso cercheremo proprio di individuare questi punti. Abbiamo già degli indizi perché su internet c'è scritto dove ha adescato la sua vittima, dove l'ha violentata, dove l'ha uccisa, ma non ci sono i punti precisi. E pensate che tutti gli omicidi e le violenze che lui ha compiuto sono avvenute nelle prossimità di una stazione ferroviaria, perché pare che Henrik fosse particolarmente fissato con i treni. Allora ragazzi, ma voi vi starete chiedendo che cosa è accaduto qua dove ci troviamo noi adesso. Qui lui ha adescato una ragazza di nome Karin Walde, non so se si pronuncia così, ma questo è quello che ho letto, ok? Ci sono due puntini sulla A e non so come si dica questa cosa, chiedo perdono. Lui qui ha adescato questa giovanissima ragazza, l'ha portata in un capanno in legno nella vicina periferia di Hornberg, l'ha stuprata all'interno di questo capanno, l'ha uccisa e l'ha gettata su un terrapieno, non so come si possa definire, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Dove passa il fiume. Esatto, abbiamo quindi ragazzi questi elementi. Sì, il fiume è dietro di noi. Il fiume è dietro di noi.
capanno, la stazione e un terrapieno. Sì. Dobbiamo quindi cercare il punto in cui svolgere l'indagine e vogliamo portarvi con noi in questa ricerca perché fa parte di quello che noi facciamo. Allora, stazione, fiume, stazione, fiume, noi siamo qua. Lui parla di... Però lui qua non è andato in stazione, lui ha gettato il cadavere su un terrapieno. No, però è andato da Scarlet, quindi stiamo parlando a piedi, non in macchina. Certo. Quindi se parte da qua, deve andare vicino al fiume, su un terrapieno e bosco. Abbiamo questi tre elementi, perché la baracca c'è scritto certo, in periferia, quindi nella, non può essere nel però centro. Però nella foresta nera, esatto. Poi, dobbiamo trovare il terrapieno. Scusa un po', tutto. Ma perché non è là sopra? Quel punto panoramico. Tu dici così dall'alto riusciamo si vede. A vedere meglio. Sai che può essere una figata? Perché qua mi sembra il punto più alto. In teoria se la stazione dovrebbe essere... Se noi stiamo lì o dall'altra parte la stazione dovrebbe passare lì in mezzo praticamente. Sai cosa potremmo anche fare, vederlo lì. Alzare il drone. Per capire dove potrebbe essere un punto, vediamo ancora meglio. Sì, nella sopra facciamo volare il drone. Ok. Bene, allora, raga, andiamo là. Ok, ragazzi. Siamo arrivati nel punto panoramico che diceva Simo, tra l'altro qua c'è una torre bellissima, mi ricorda Beatrice. Vero, vero. Veramente. Allora, ragazzi, cominciamo a cercare dei punti di riferimento, poi ovviamente, Marco, io ti direi prepara il drone, così lo tiriamo su perché ci potrà aiutare tanto. Ecco la stazione, lì si vede bene il terrapieno. Allora sai che cosa ti chiederei subito? Di girare a sinistra e provare diciamo a seguire la linea ferroviaria. Ah, guarda. Guardate qua, c'è una baracca in legno. È vero, è vero. Ok, sì è proprio vicino, eh? Sì raga, è molto vicino al fiume. Sì, vero? Quindi se l'ha violentata, l'ha uccisa e poi l'ha gettata nel fiume, di là è una bella posizione. Ok Marco, ritira pure il drone, fallo tornare indietro. Guardate, là c'è una persona che sta scendendo da quelle scale. Sì. Andiamo là. Potrebbe essere la... Andiamo là. La direzione giusta. Sì, sono d'accordo. Ok, raga. Bene, abbiamo raggiunto il punto che abbiamo visto dalla zona panoramica. Eh sì, guarda, lì c'è proprio il ponte dove passa la ferrovia. Il fiume. Fiume. E la scaletta che ha visto Marco col drone dovrebbe essere qua. Esatto, che porta nel bosco. Ragazzi, sì, è qua. Dovrebbe essere qua. Sì. L'accesso è libero? Sì, perché è diventato un percorso da fare, una camminata. Sì, che porta proprio nei boschi, una passeggiata. Sì. Perfetto, allora aspetteremo il buio e andremo lassù con gli strumenti. Esatto. Cerchiamo di capire. Esatto. Allora, ho ancora deciso di mandare Jack a chiedere informazioni per avere proprio una controprova.
Se quello è il posto. Ah, ok, sta arrivando. Sì, ragazzi, confermato, da questa scalinata fino lassù. Hai capito? Lassù proprio. Si passa da lì. Bene. Si parte da lì. Bene, bene. Ha capito? Sì, okay. Sì, e te, all'inizio ha fatto una faccia un po' strana, a dire la verità. Beh, ci credo, gli hai detto il nome. Esatto. Comunque sanno chi è, se lo ricordano. Ci credo. Caspita. Molto bene, raga. Allora sì, aspettiamo il buio. Aspettiamo il buio. E andiamo poi lì. Incamminiamoci anche noi. Ok, perfetto. Ok, allora abbiamo aspettato il buio, sì. Tra l'altro è arrivato anche un tempo da lupi. Sì, si gela e nel mentre che aspettavamo il buio ha già piovuto, sì. Nevicato, vento incredibile, cioè... Aspettiamoci di tutto. Aspettiamoci di tutto. Però la scalinata è questa, adesso ci avviamo, iniziamo a salire. Sì. Da quello che abbiamo capito, anche grazie a Jack oggi che è andato a chiedere qui vicino al locale, è la direzione giusta. Sì, sì. Probabilmente... Il capanno dove è avvenuta la violenza su questa ragazza non c'è più. No. Quindi c'è solo bosco, no? Da un certo punto in poi diventa sì, bosco. Sì, lo vedevamo bosco, dal drone, lo vedevamo. Bravo. No, adesso c'è solo più bosco laggiù. Cioè ha detto che c'è solo wood, bosco. Ah, ok. Sì, esatto. Non c'è esatto. più niente. Ma effettivamente noi oggi quando eravamo col drone c'era una qualcuno che camminava. Sì, è vero. Sì, esatto. Faceva una passeggiata. Infatti quel percorso si vede che qua passa in mezzo alle case. Infatti forse qua spegniamole poi le camere giusto per sì. privacy anche della ma gente. Infatti, ma infatti il cartello guarda, sono dei percorsi. Sì, è vero, è vero. Bravo. Li hanno fatti diventare percorsi. Li hanno fatti diventare dei percorsi. Infatti si vedeva che quella tipa o tipo era proprio in mezzo al bosco. Quindi dovremmo andare lì e vedere. Direi di non perdere tempo. Non so perché, ma non mi ispira per niente, ragazzi. Camminiamo. Neanche a me. No, più che altro è la salita. Però adesso che il clima è un po' calmo, giusto. Direi di andare. Aspetta, devo prendere lo zaino. Raga, mi sa che qua inizia il bosco. E direi che è perspicace Paolo. Che bella atmosfera, forse da serial killer. Qua c'è uno schiaffo, Sì, sì. Beh, effettivamente poteva esserci una capanna. Raga, però mi sta venendo. Cioè, io non so se vi rendete conto del nulla che c'è. Che la città è là sotto, Però c'è sentito il silenzio. C'è silenzio qua. Cioè la città è proprio vicina, però. Anche perché la ferrovia è qua sotto, ragazzi. È giusto qua sotto. È 100 metri. Però effettivamente. C'è stato rumore, ragazzi. Un tonfo. C'è stato un tonfo. Sapete che prima Debbie mi ha fatto leggere. Su un sito ha trovato esattamente cosa è stato fatto a Karin, la ragazza in questione. È agghiacciante, ma veramente, cioè non ho parole perché ha veramente infierito sul suo corpo, gli ha dato il colpo di grazia in una maniera, cioè con la scarpa gli ha schiacciato il collo fino a, cioè, a farlo diventare una sottiletta. Brilla. Guarda qua però. C'è proprio un po' più di spiazzo. Pensare che è stato ammazzato lì, ragazzi. È proprio uno scenario da CSI. Non lo so, non c'è più. Macchina. Beh, normale. C'è la città sotto, ragazzi. Sì, sì, infatti. Karin. Raga, vorremmo parlare con te, ci capisci? Ci capisci? Comprendi la nostra lingua? Oh, ha brillato. Infatti stavo pensando,
siamo dalla tua parte. Non sai se ti capisci, però. No. Apri il lato, però. Magari perché ha capito il suo nome. Karin Balde? Karin Balde? Capisci la nostra lingua? Un po' ha brillato. Eh sì. Magari un po' la capisci. Non lo so. Noi siamo venuti in pace. Abbiamo raccontato la tua storia, sappiamo che cosa ti è successo. Siamo qui in un qualche modo per aiutarti se hai bisogno di qualcosa. Karin, è qui che t'ha violentata? Valde è qui che t'ha uccisa? Karin, sei stata uccisa qui? Mamma mia, raga. Proviamo se Simo cerca delle parole in tedesco tipo uccisa, morte. Todd. Todd, morte. Todd. Provate a cercare delle parole così voi le dite. Magari può aiutare. Magari facilita l'indagine. Comunque si dice Ast du hier getotet. Non so se si legge così. Porca miseria! Incredibile. E cosa gli hai chiesto? Se l'hanno uccisa qui. Ripetilo. Ast du hier getotet. Ragazzi, l'hanno uccisa qua? Sì. Ha risposto.